Come lavoreremo adesso? Allora, noi abbiamo due ospiti che invito a salire e accomodarsi sulle poltrone bianche. Il professor Michele Faioli, che è docente dell'Università Cattolica di Milano ed è consulente del CNEL, ed Emanuele Massagli, che è presidente della Fondazione ADAPT. Con loro ragioneremo appunto sul valore della bilateralità e sentiremo il loro parere su una serie di questioni che poi verranno affrontate in maniera molto più, chiamiamola così, strutturata nella tavola rotonda di domani pomeriggio con le parti sociali. Ma noi oggi qui vi diamo un'anticipazione, nel senso che la riflessione che farò insieme a Faioli e Massagli la faremo sulla base di alcune dichiarazioni raccolte in interviste che io ho realizzato con i segretari generali e con il presidente dell'ANCE Michele Buia. Quindi abbiamo organizzato il materiale su quattro temi principali. Il primo è il valore della bilateralità. Pregherei di mandare la prima serie di clip su appunto il valore della bilateralità. La bilateralità, una bilateralità che viene da lontano, da lontanissimo. Il mese prossimo si festeggeranno i 100 anni della nascita della prima cassa edile a Milano, per cui stiamo parlando di qualcosa di importante, dove chi ci ha preceduto, le parti sociali che ci hanno preceduto subito dopo il primo dopoguerra, hanno avuto l'intuizione, hanno capito in un settore come il nostro, come il settore dell'edilizia, un settore, come dire, precario oggettivamente, cioè, perché da noi ci sono i cantieri mobili, finisce il cantiere, finisce il lavoro, finisce la fase lavorativa, per cui i lavoratori che sono abituati, diciamo, a vivere con la precarietà, chi ci ha preceduto ha avuto un intuito grandioso, il modo per ricondurre a unità un settore frastagliato, i lavoratori in questo caso, è stata la bilateralità. Non voglio qui raccontare come è nata la storia della Cassa di Milano, prima per rispondere alla disoccupazione, poi dal punto di vista sanitario, ma insomma si è evoluta, è riuscita a resistere anche nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, dove qualche anno non è riuscita a fare nulla, ma poi si è ripreso. Per cui una storia di bilateralità che si è evoluta nel tempo. Una bilateralità che le parti sociali in tutti questi decenni hanno capito sempre, hanno cercato sempre di adeguare, di modellare la bilateralità non come uno strumento asettico fermo lì, ma che nel frattempo si è evoluto, come si è evoluto anche il mercato del lavoro e il mercato dell'edilizia. Per cui questo io penso che sia uno strumento che noi dobbiamo preservare, valorizzare, e chiaramente dobbiamo guardare anche al futuro, perché chiaramente cambia il settore, cambia il contesto, e la bilateralità è determinata. Cioè, a un certo punto la parte più sana del movimento operaio e la parte un po' convinta, un po' portata in quella dinamica di conflitto che appunto è l'elemento della democrazia, quindi un po' convinta, un po' portata, ma comunque ha maturato il fatto che ci sono delle specificità di questo settore che si possono affrontare meglio insieme. La cassa edile nasce su un principio, c'è una specificità del settore, è una specificità che all'epoca era un'eccezione, la regola era la grande fabbrica, la regola era la grande impresa, l'eccezione erano gli edili, per definizione, perché la fabbrica coincideva col prodotto, ogni prodotto è un prototipo, quindi da questo punto di vista non c'è Mirafiori, ci sono tante piccole Mirafiori che si spostano. Il lavoratore per definizione è un lavoratore discontinuo, perché è sottoposto a elementi stagionali, ma anche perché crescendo di professionalità nella continuità lavorativa, cambio di imprese molte volte, cioè, la dico così, eravamo pre-fordisti e post-fordisti senza saperlo, e abbiamo costruito intorno a questo un sistema innanzitutto di tutela dei lavoratori, ma anche un grande strumento di qualificazione dell'impresa,
perché l'impresa sapeva e sa che il suo operaio, se era bravo, il vero fattore di produzione competitivo con cui poteva andare a cercare uno spazio di mercato ulteriore rispetto a un proprio concorrente, e questo investimento non l'aveva fatto. A questa funzione fondamentalmente solidaristica di welfare nel tempo si è aggiunto un altro altrettanto importante, che è il presidio di legalità. È, come ci spiegano gli economisti, da quelli la scuola di Chicago a ovviamente i neo-keynesiani, è che se tu non togli l'acqua dell'illegalità, la specializzazione produttiva non può avvenire, perché c'è un dato di concorrenza sleale, di asimmetria delle informazioni, tale per cui se io competo nell'illegalità e tu provi a competere sull'innovazione, sulla professione, è più facile che vinco io alla fine della giostra, in un sistema che non assume la legalità, la dico così, la legalità come precondizione dell'innovazione, come precondizione della libera concorrenza, come precondizione della crescita dimensionale. Il periodo della vicepresidenza fatto alla Cassa Edile di Milano poco più di 20 anni fa, allora c'era ancora un istituto che si chiamava APE straordinaria o APE pensione, che adesso non sto qui a ricordare come era calcolata e come funzionava, ma sostanzialmente dava un'integrazione in denaro ai lavoratori che andavano in pensione, perché sulla loro pensione non veniva appunto calcolato il premio APE che prendevano. I lavoratori in Cassa Edile a Milano allora erano più di 50.000, quindi pagamento, metodo di pagamento classico erano gli assegni, e gli assegni richiedevano 3 firme. Quella del direttore, quella del presidente, quella del vicepresidente, quindi centinaia e centinaia di firme su questi assegni, che poi facevano un gran piacere ai lavoratori, perché si parlava di milioni di lire allora, quindi erano assegni molto sostanziosi. Quindi da una parte c'era questa fatica, questa è, dall'altra parte invece c'era la soddisfazione del lavoratore che si vedeva riconosciuto questo premio nel momento in cui andava in pensione, ed era ovviamente molto gradito, molto apprezzato. Io ho sempre creduto nella bilateralità come un mezzo necessario alla crescita delle imprese e a beneficio dei lavoratori. Oggi il nostro mercato per troppi anni è rimasto fermo e diciamo che anche colpa di questa crisi, privando le imprese della possibilità di poter investire, ma ci sono delle sfide che dobbiamo vincere e su cui ANCE si sta impegnando molto, che sicuramente con la bilateralità possono sicuramente essere affrontate con maggior facilità. Sto parlando alle grandi sfide, sono sulla sostenibilità per esempio, sono sulla digitalizzazione dei processi costruttivi. È chiaro che in questi scenari una bilateralità che aiuta le imprese a comprendere meglio tutti i vari fattori di crescita su queste tematiche, e in più formare i lavoratori non solo sulla sicurezza, che è un elemento importantissimo, ma anche alla conoscenza di queste tematiche quando vengono poi applicate, sto parlando poi chiaramente delle fasi attuative, penso che sia un valore aggiunto di non secondaria importanza, e sottolineo anche il fatto che noi abbiamo questa possibilità dovrebbe farci capire e far capire anche al legislatore che il nostro settore è unico avendo questa bilateralità e deve essere rispettato, perché spesso il legislatore si dimentica che il mondo delle costruzioni, con grande sforzo delle parti sociali, ha creato un organismo che è la bilateralità, unico, che altri settori industriali ancora in Italia non hanno. Sottolineando alcune piccole frasi che mi sembrano importanti, no? La prima è che si parla sicuramente di un cambiamento del mercato del lavoro, cioè noi abbiamo in testa una bilateralità di un certo tipo, oggi abbiamo un mercato del lavoro che sta cambiando profondamente, quindi come questa bilateralità si colloca dentro questo cambiamento. Il secondo è il rapporto, poi il tema della legalità lo affronteremo in maniera più specifica, però sicuramente il discorso che faceva Genovesi sull'asimmetria tra chi è sleale e chi vuole innovare è uno dei nodi su quali bisogna ragionare, e si lega bene anche al discorso che faceva Buia rispetto alle sfide. Parlava di sostenibilità e digitalizzazione, se ci mettiamo l'innovazione, questi sono i 3 grandi ambiti in cui il mercato si sta proiettando, quindi come la bilateralità si colloca dentro questo, tenendo presente anche quello che diceva
Franco Turri, che appunto è un mondo questo che sta cambiando profondamente anche nella parte organizzativa della gestione della bilateralità. Proverò a dire cose in modo sintetico e schematico, perché il mio interesse è condividere con voi esiti di studi e di indagini su questa materia che, sapete, faccio da molti anni. Anch'io sono rimasto molto colpito dalle interviste ai sindacati e al rappresentante delle aziende. Ci sono due o tre cose che mi hanno in qualche modo suscitato un ragionamento che sto per farvi adesso. Allora, è vero che esiste una concorrenza, però attenzione, io vorrei sottolineare che prima che focalizzare l'attenzione sulla concorrenza tra le aziende, tra le imprese, quelle che hanno più o meno, sono conformi a legalità o meno, bisognerebbe in una sede come questa ragionare in modo molto più attento alla concorrenza tra contratti collettivi, che ha un effetto indiretto sulla bilateralità. Guardate, questo è un punto delicatissimo e secondo me questa è un'occasione importante per poter riflettere su questi temi. Cioè, detto in altri termini, voi avete la bilateralità più evoluta del nostro sistema. L'abbiamo persino confrontata con i benchmark europei. Chi tra di voi ha partecipato con i progetti europei della Fondazione Brodolini lo sa. E sappiamo che la bilateralità delle casse edili è una bilateralità da benchmark, ma il problema non è questo, il problema non è ciò che siete voi oggi, il problema è ciò che si sta scavando sotto di voi, perché l'intero sistema delle relazioni sindacali italiano si basa, come molti di voi sapranno, su 800 contratti collettivi depositati presso il CNEL, e ciascuno di questi contratti collettivi ha una propria bilateralità, e fin qui tutti sapete ciò e lo sapete benissimo. Il tema vero, e che pochi sanno, è che questi 800 contratti collettivi hanno un ambito soggettivo di applicazione, il cosiddetto perimetro, che è vastissimo. Cioè, da analisi recenti che abbiamo fatto e che pubblicheremo per il rapporto del mercato del lavoro del CNEL, abbiamo scoperto che i contratti collettivi, se sono sottoscritti da organizzazioni non rappresentative, le minori le possiamo chiamare, quindi non CGL, CISL e UIL, hanno ambiti di applicazione, perimetri, i cui codici di Ateco superano i 400 riferimenti. Rendo l'idea con questo punto? Quindi qualunque azione di beneficio, di promozione, di spinta positiva sulla vostra bilateralità, vuoi o non vuoi, passa per un sistema che ad oggi non è regolato e che man mano erode anche l'azione positiva che voi avete messo in campo da 100 anni. Dunque bisogna trovare una soluzione in quel campo, perché l'effetto potrebbe essere deleterio per voi. E anche io farò mia l'intento del professor Faioli e proverò a raccontare e a dare qualche spunto a partire dall'osservazione del mondo del lavoro e delle relazioni industriali che tutti i giorni fa ADAPT con i propri ricercatori e i propri dottorandi. Nel passato abbiamo fatto diversi progetti anche con i sindacati del vostro settore, con le associazioni datoriali. Mi ha colpito il video di prima, quello sulla storia della cassa di Milano. Mi ha colpito perché è evidente che la bilateralità tra le tante cose ha due particolarità: una capacità di leggere il bisogno concreto nel momento in cui si manifesta e la capacità di anticipare il legislatore. La cassa edile di Milano era molto più avanti di qualsiasi legislazione sociale di quegli anni, e non lo era con un'operazione politica o retorica, ma trovando soluzioni concrete ai bisogni di quell'epoca. E quindi si è partita con la disoccupazione, poi è arrivato il fronte della sanità, poi è arrivato il fronte della casa perché c'era la ricostruzione, poi è arrivato il fronte delle colonie per i figli. La capacità di leggere il bisogno, e il bisogno è mutevole perché dipende dalle situazioni economiche, dalla situazione sociale, dalla città in cui si è, eccetera, eccetera. Allora mi sembra centrale
visto che si sta riflettendo sulla bilateralità oggi e domani, tenere desto questo e quindi riflettere quali sono i bisogni oggi, o meglio, quali sono i bisogni nuovi, perché quelli che permangono, su quelli che permangono la Cassa ha già dimostrato di saper essere la risposta, perché permangono i bisogni, ci mancherebbe la disoccupazione, il bisogno dell'APE, il bisogno del riconoscimento della tredicesima e quattordicesima, e ci mancherebbe, quelli permangono. Ma che cosa chiede oggi il nuovo contesto socio-economico al mondo del lavoro, anche in un settore particolare, ma sempre importantissimo in ogni contesto economico, come quello dell'edilizia? E beh, qui c'è la sfida della tecnologia, la sfida del cambiamento, immagino, dei materiali, della sostenibilità ambientale, e qui perché no allora immaginare per la bilateralità un ruolo sempre più ampio nella riqualificazione delle persone, cioè nell'accompagnare tutti i lavoratori, anche quelli che sono cresciuti in un periodo in cui si costruiva in modo diverso, a non avere paura della sfida dell'innovazione, che in una città come Milano è evidentissima. Quindi il tema delle competenze dei lavoratori, centrale molto più che in passato. Secondo, il tema della politica attiva. La Cassa ha fatto sempre tanta e ottima politica passiva, perché tutto sommato non c'era il bisogno dell'andare a veicolare, aiutare le persone nel trovare lavoro. Ma sempre di più c'è anche una sfida di politica attiva, e in questo senso riqualificazione e formazione, cioè il mondo delle competenze e il mondo della politica attiva, mi sembra molto interessante, e su questo ancora una volta mi pare opportuno che la Cassa lo decida autonomamente, anticipando il legislatore, perché è sempre più capace di leggere il bisogno rispetto a una soluzione centralizzata romana che di solito arriva tardi e arriva anche in modo a volte un pochino inappropriato. Farei vedere un paio di clip al professor Faioli e gli chiederei poi di parlarci sopra. Poi farei vedere invece delle altre clip diverse, visto il discorso che ha fatto Massagli, e chiederei a Massagli di commentarlo. Noi abbiamo fondamentalmente tre strade. Una, che fu identificata da D'Albertis, grande presidente dell'ANCE, grande imprenditore, che definì il contratto di cantiere come risposta alla giungla, identificandolo come con un minimo di regole comuni. Tradotto, arriva l'installatore al contratto metalmeccanico, ma se è in cantiere deve avere un minimo, le 16 ore, certo, il cartellino, un minimo di... Era più una pezza legata però a un mondo più vecchio, cioè un mondo dove vi era separazione tra il montaggio, il prefabbricato e il fabbricato in cantiere. Quindi era un'idea, mettiamola così, negli anni 90 sarebbe stata un'ottima idea. Noi come Fillea, Filche e Feneal abbiamo usato un po' di più, l'abbiamo semplificato in uno slogan, stesso lavoro, stesso contratto, e in parte questa cosa, anche se con molta fatica, con molte resistenze, sia da parte sindacale che da parte datoriale, l'abbiamo messa nell'accordo interconfederale CGIL, CISL, UIL e Confindustria l'8 marzo dell'altro anno. Io sono convinto che deve essere il lavoro che fa il contratto. Quindi per me, se tu prendi un portale di legno, te lo porti in laboratorio, stai facendo l'artigiano che restaura nel suo laboratorio. Ma se stai restaurando il portale di legno o la facciata in marmo in un cantiere, tu in quel momento sei un edile, perché sei sottoposto all'organizzazione del lavoro, ai rischi, ai carichi di un cantiere e di un ciclo produttivo dove ci sono anche più imprese. Esatto. E quindi quelle imprese sono tenute insieme non dalla loro ragione sociale, ma da quello che materialmente fanno o offrono al mercato in quel manufatto. Per fare questo serve però un grande coraggio. Quindi io penso che il grande tema sia andare oltre il contratto di cantiere e sfidare, penso insieme all'ANCI, insieme agli artigiani, le nostre confederazioni. Perché non fare un unico grande contratto collettivo delle costruzioni? Di filiera.
Allora io credo che dobbiamo cominciare a ragionare su un contratto di filiera che prenda in considerazione tutta la filiera della costruzione, da chi fa i macchinari per cantiere, a chi nel cantiere ci lavora, agli impiantisti, ai progettisti, a chi nel cantiere fa le rifiniture, così via. Un contratto di filiera vorrebbe dire avere più interlocutori, vorrebbe dire fare un contratto unico dalla progettazione alla consegna delle chiavi o alla consegna dell'opera finita, mettere piedi in un cantiere. È complicato per tutti, è rischioso per tutti, ma cominciamo a far sì che tutte le persone che entrano in cantiere ricevano la stessa formazione, facciano riferimenti allo stesso ente paritetico, la cassa edile, che la cassa edile possa emettere un pass, cioè un permesso per entrare in cantiere e si venga controllati attraverso questo permesso. Questo credo che sia il primo passo. E poi lavoriamo insieme, gli enti bilaterali possono fare formazione per tutti quelli che sono presenti in cantiere, per tutti quelli che fanno attività lavorativa che riguarda l'edilizia. Allarghiamo un po' la sfera d'azione dei nostri enti paritetici, è un'attività di verifica maggiore da parte dei nostri enti paritetici, può aiutare, così come può aiutare per esempio pensare ad un accordo interconfederale che cominci a stabilire quali contratti vanno applicati e dove vanno applicati. Avere un soggetto terzo, che può essere la Camera di Commercio, che può essere un soggetto istituzionale o un soggetto concordato tra le parti, che stabilisca quali contratti vengono applicati in quali luoghi, io credo che possa essere importante, appunto, insieme alla riduzione e alla semplificazione del numero di contratti. Bene, professor Faioli, un po' le hanno risposto, cioè le hanno detto: noi siamo tutti d'accordo, dobbiamo andare in una certa direzione, dobbiamo superare questa frammentazione contrattuale, dobbiamo avere un contratto di filiera, dobbiamo mettere al centro le casse edili. Io mi sono sempre chiesto perché chi entra in un cantiere non debba comunque avere una relazione con la cassa edile, non debba avere una iscrizione alla cassa edile, perché questo è l'unico modo per avere non un controllo poliziesco, ma un controllo sulla regolarità e quindi con tutto quello che ne consegue in termini di ruolo svolto dalla bilateralità, in termini di sicurezza, penso alle 16 ore sulla formazione, cioè un insieme di elementi che garantiscono l'impresa, i lavoratori, ma anche noi, gli utenti finali. Io cerco di essere anche qui schematico e, visto che ho poco tempo, devo andare al punto con argomentazioni forse un po' rozze in alcuni momenti, quindi chiedo scusa. Allora, io sono contento che CGL e CISL e UIL stiano riflettendo sul contratto di filiera, sono molto contento. Del resto questo è un discorso nel settore dell'edilizia che mi pare abbia già un certo tipo di consolidamento, mi pare che si stia aprendo lo stesso discorso anche in altri settori, logistica e così via, quindi bene. Però io voglio invitarvi a riflettere su problemi che sono del sistema, non dell'edilizia, ma del sistema. Alla sua domanda io devo dare innanzitutto una risposta di questo tipo: quando noi ragioniamo di casse, noi ragioniamo di enti bilaterali e gli enti bilaterali hanno una strutturazione privatistica nel nostro ordinamento, dunque non vi è modo ad oggi per obbligare datori di lavoro a rendersi, come dire, adempienti rispetto agli obblighi della cassa edile. Tutti voi sapete meglio di me ciò che accadde sul finire del decennio scorso con le circolari Sacconi. Tutti voi sapete quello che è accaduto con il diritto all'equivalente, il diritto alla prestazione equivalente. Tutti voi sapete che Brescia, Bergamo come tribunali hanno deciso di condannare alcuni datori di lavoro in quei contratti in cui era previsto il diritto all'equivalente. Tutti voi sapete che questo è un meccanismo sanzionatorio che si basa sulla logica per cui un contratto collettivo rispetto a cui il datore di lavoro è libero di vincolarsi o meno, stabilisce la sanzione per l'inadempimento contributivo, che consiste o in una sanzione monetaria oppure nel diritto all'equivalente. Ma sappiamo che siamo in una situazione, direi, di soluzione pragmatica, non è una soluzione strutturale del nostro sistema.
non se ne esce, perché a monte non c'è una norma di legge. Gli enti bilaterali tipizzati, io così li chiamo, quelli che hanno a monte una norma di legge, ad esempio il fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, il fondo interprofessionale, ha una norma di legge che impone anche l'obbligo contributivo e dunque il vincolo al rispetto. Enti come la cassa edile non hanno questo tipo di legge a monte, dunque non possono imporre ad oggi l'adempimento contributivo e dunque neanche far beneficiare in alcuni casi delle prestazioni. Questo è un discorso tecnico che voi conoscete bene, dunque io ora mi limito a sintetizzarlo in questo modo. E questo è un profilo del tema. C'è l'altro profilo del tema che vi ho detto poc'anzi. In un cantiere non c'è modo, non c'è ad oggi modo per vincolare datori di lavoro, micro, macro, grandi, al vincolo di un contratto collettivo. Posso farle una domanda su questo? E se noi semplifichiamo ancora di più e diciamo, penso al DURC, le casse edili cosa svolgono? Una funzione pubblica, giusto? È così? Io non sono un avvocato, non sono un... però a naso l'impressione che io è che oggi cosa si dice? Oltre all'INPS e all'INAIL, le casse edili svolgono una funzione, gli viene riconosciuto un ruolo pubblico di sussidiarietà, non lo so come lo vogliamo definire, pubblico. Se qui c'è un problema, che è quello di regolarità, come nel caso del DURC, mi chiedo perché non si può, come dire, riconoscere alle casse edili una funzione, quindi non entrando nel tema del dibattito sul contratto collettivo, una funzione. Anche nel caso del DURC voi avete fatto un lavoro encomiabile, bellissimo, che sta dando molti risultati positivi. Però voi sapete meglio di me che la cassa edile non è l'unico ente bilaterale a poter rilasciare il DURC. E quando parliamo di funzione pubblica dobbiamo stare molto attenti, perché se noi diciamo che la cassa edile svolge una funzione pubblica, e una funzione pubblica che si traduce ad oggi in una scelta di autoregolamentazione che la stessa cassa fa, dobbiamo anche comprendere quali sono le conseguenze sulla fase gestionale della cassa edile. Non vorrei essere frainteso, però voi conoscete le storie dei fondi interprofessionali? Sapete che quelli sono nati privatistici, poi a un certo punto la norma di legge ha dato questa, diciamo, impostazione pubblica, a un certo punto, dopo un contenzioso importante da TAR e Consiglio di Stato, in ragione di questa cosiddetta funzione pubblica ma dell'obbligo di riscossione, i fondi interprofessionali sono stati assoggettati a regole che sono tipiche degli enti pubblici, gara di evidenza pubblica, conflitto di interessi e via dicendo. Quindi quando ragionate di concetti così delicati, funzione pubblica, funzione sociale e così via, io vi invito a fare attenzione, perché non si risolve il tema qualificando l'ente, si risolve il tema andando alla radice del problema. La radice del problema è capire, come qualcuno dei, mi sembra che il segretario della CISL, se ho ben capito, ma mi sembra tutti e tre, suggerivano, era e bene fare un protocollo, un accordo a monte che definisca le regole del gioco. E questo è giusto, è corretto, ma devono sedersi tutti attorno al tavolo, perché se lo fate solo voi è complicato, è difficile da imporre a chi non si è seduto al tavolo. Riesco a rendere l'idea? Sì, con sì, questo è chiaro, è chiaro. Quindi attenzione, mettiamo da parte i concetti pubblico privato, perché non ne usciamo vivi di là. Andiamo alla radice del problema. La radice del problema è che abbiamo un sistema di relazioni sindacali molto complicato, che nonostante gli sforzi fatti da CGIL, CISL e UIL, Confindustria e via dicendo, non ha trovato oggi una soluzione. Sapete quanti accordi esistono oggi sulla misurazione della rappresentatività in Italia? Secondo voi più o meno di 50? 120. Capite bene che il tema della misurazione della rappresentatività è diventato in sé un problema, perché non si riesce più a misurare la rappresentatività così come si era intenzionati nel 2011. Quindi il problema resta a monte, risolvere la complicazione del nostro sistema. E qui bisogna capire se lo risolve il legislatore o meno,
con la legge o meno, come si tenta di fare tramite il salario minimo legale, mi mandi il 13, oppure se si trovano delle soluzioni di autoregolamentazione, che forse è l'unica soluzione. Però bisogna sedersi tutti al tavolo e decidere, e qui devo dirlo sinteticamente, i perimetri di azione. Questo è il vero punto delicato, i perimetri, chi agisce dove, entro quale limite di contratto collettivo, perché puoi decidere tutti i criteri di misurazione che vuoi, ma se non decidi su quale denominatore misuri quelle organizzazioni e qual è il livello di azione, siamo punti a capo. La sua indicazione è metodologica e quindi l'accettiamo, nel senso di che bisogna lavorare tutti insieme. È chiaro che qui c'è un problema, per esempio, anche collegato al dumping contrattuale, quindi al problema Confindustria, che è un tema. Per cui adesso questo tema lo, diciamo così, lo sfiora il presidente di ANCE, ma poi invece fa un ragionamento che è rispetto a quello che diceva Massagli prima, cioè come oggi, no, la bilateralità affronta le tematiche vere del mercato attuale delle costruzioni, i grandi driver del cambiamento, no? Quindi se mi manda 13, 12, 11, vediamo che cosa ci dice il presidente di ANCE. Sicuramente fare in modo che il governo capisca le peculiarità del nostro contratto. Come ho detto, è un contratto ricco di possibilità, ricco di riconoscimenti verso i lavoratori, verso le imprese, ed essendo un sistema unico deve essere maggiormente, come ripeto, riconosciuto dal legislatore e dagli organi di Stato. L'azione che noi dobbiamo avere come parte sociale è a rimarcare al governo che il nostro contratto deve essere un riferimento e che chiaramente deve essere applicato da chi fa opere edili e opere che rientrano nel contratto nazionale che abbiamo sottoscritto come parti sociali. Questa è un'azione che come ANCE noi ci prendiamo in carico e lo faremo sicuramente, sono convinto, con tutte le organizzazioni sindacali. Mi aspetto di vedere nelle prossime fasi contrattuali un'evoluzione anche che porti il contratto a definire nuove tematiche, a risolvere nuove problematiche che si stanno manifestando oggi sul mercato. Il nostro contratto triennale, contratto che deve tener conto in questi rapidi mutamenti della società e del nostro sistema economico, specialmente quel mondo delle costruzioni, e dobbiamo, conoscendo com'è il mercato oggi delle costruzioni, col contratto risolvere i problemi che le imprese incontrano tutto quotidianamente, oltre che alla bilateralità, alla sicurezza e tutto quello che giustamente deve essere ricordato e ripreso, ma il contratto è lo strumento che deve aiutarci a meglio competere e meglio essere le imprese del futuro alla luce di com'è il tessuto industriale fuori da queste mura. Noi dobbiamo entrare in una terza generazione del bilateralismo. Abbiamo avuto la prima generazione, che era quella dell'assistenza, del welfare, della tutela. Il secondo è stato quello della legalità. Adesso c'è una terza grande missione, che potrebbe essere, come dire, anche il futuro approccio per il rinnovo del prossimo contratto, che è quello di come mettiamo a disposizione tutte le energie per accompagnare le imprese e i lavoratori nella nuova era della rigenerazione, della riqualificazione, che vuol dire tante cose. Cambio di modello di impresa, ma anche necessità formative e professionali diverse. La stessa sicurezza cambia se si assume che essa parte dal progetto e non dall'esecuzione in cantiere. Cioè, e quindi, da questo punto di vista, un prossimo contratto che rafforza il ricambio generazionale, ridà una missione alle scuole guardando oltre, diciamo, il minimo sindacale o il minimo formativo, potremmo dirlo, anche con punte d'eccellenza. Quindi da questo punto di vista io penso che se il prossimo contratto, tra le altre cose, ma diciamo ogni rinnovo ha un'anima, se il prossimo rinnovo ha come anima l'innovazione, vinciamo tutti. È un paese dove sembra quasi che vince chi urla di più, vince chi dice il no più grande, vince chi dice sempre colpa di un altro. Sarebbe già una novità che invece per una volta dicessimo: però perché invece di urlare non discutiamo? Perché invece di dare la colpa a qualcun altro non capiamo che possiamo fare noi?
Diciamo, io credo che perché non proviamo a lavorare insieme? Perché non proviamo? Perché tra persone pur con interessi diversi, con visioni diverse, non proviamo a mettere il bene comune al centro della discussione? Questa sarebbe la rivoluzione più moderata e al contempo più radicale di cui il nostro paese avrebbe bisogno da qui ai prossimi anni. La sede di Milano nasce per rispondere a una necessità grossa collettiva che era il licenziamento invernale e la riassunzione primaverile. Oggi non siamo più in quelle condizioni, ci sono però problematiche diverse da persona a persona. Quindi risposte collettive, ma che abbiano anche dei tagli individuali, io credo che possono costituire la nuova frontiera dei servizi e delle prestazioni. Diciamo che sarebbe bello arrivare al punto in cui ogni lavoratore potesse avere dalla cassa delle prestazioni integrative tagliate su misura per lui. Una personalizzazione. Una personalizzazione senza perdere di vista l'aspetto collettivo. Allora, qui ci sono due o tre cose interessanti, perché c'è la proiezione da parte delle parti sociali verso il futuro, c'è la consapevolezza del cambiamento, c'è una consapevolezza di dove si deve andare a intervenire, c'è questa attenzione alla persona, che è il modo nuovo con cui tutti i settori economici stanno lavorando, compreso il tema della casa. Cioè oggi pensiamo alla tecnologia, una volta era lo smart building, oggi IBM, tutti pensano non più allo smart building, ma a applicare la tecnologia sulla persona, che poi si riflette. Quindi secondo me c'è da parte del settore, forse non è una consapevolezza ancora così chiara, no? Però c'è che questa cosa sta cambiando e bisogna cambiare la bilateralità. Sì, io sono convinto che da parte di chi seriamente poi tutti i giorni lavora nel settore ci sia con una certa facilità la coscienza del cambiamento. Un po' perché stiamo vivendo un cambiamento talmente pervasivo nella società e nel mondo del lavoro che questa percezione è chiara da cogliere indipendentemente dal settore in cui si è occupati. Questo vale in effetti anche per l'industria, vale anche per l'agricoltura, vale anche per i servizi, il commercio, per cui da una parte è facile cogliere questo cambiamento. Però la sfida non è tanto quella di accorgersi che sia nel cambiamento, ma è nel declinare come reagire a questo cambiamento, cioè, o meglio, come non subire il cambiamento e come farla diventare opportunità. Tutte le fasi di cambiamento, questo vale anche nella vita delle persone, non vale solo nelle relazioni industriali o nell'economia, tutte le fasi di cambiamento portano con sé una dimensione potenzialmente distruttiva e una dimensione di opportunità. La prima reazione di fronte al cambiamento è sempre il timore dato dal fatto che uno si accorge che gli strumenti a cui si era abituato non sono più capaci di leggere la realtà. La seconda reazione è quella di rimboccarsi le maniche e dire bene, cogliamo il positivo se c'è di questa situazione. E mi pare che questo sia emerso nelle interviste che abbiamo visto, e io sono molto d'accordo con questa distinzione per epoche, diciamo così, forse ne aggiungerei una, ma sono d'accordo metodologicamente. La prima è stata la fase, io avrei detto forse più della politica passiva, poi c'è stata la fase del welfare, poi c'è stata la fase della legalità, sto parlando delle casse edili, e adesso c'è la fase dell'innovazione. Vero? Quindi cosa vuol dire? Cioè cosa vuol dire innovazione come soluzioni di servizi da offrire ai dipendenti e alle aziende del settore? Io continuo a ritenere che voglia dire riqualificazione delle persone, quindi molta formazione, formazione non come passatempo, formazione vera, e un'attenzione marcata sulle politiche attive. Cioè aiutare le persone e le imprese ad andare a cogliere le occasioni dove ci sono. Quindi pur mantenendo la dimensione passiva, che in un settore come questo è inevitabile, però scommettere di più
sull'aspetto della dimensione, sulla politica attiva. Questa mi sembra una fase di passaggio molto rilevante e questo in parte può essere anche una risposta al problema che dicevamo prima, perché di fronte al divagare di contratti che vanno in dumping, di fronte al divagare di pratiche di dumping, ci può essere, ed è bene in parte anche che ci sia, un atteggiamento sanzionatorio, cioè troviamo il più possibile per via legislativa o anche per altre vie modo per andare a punire chi si comporta così, ed è giusto questo, però sappiamo che non risolve, perché è un settore dove il controllo anche talvolta è difficile. L'altro atteggiamento è più promozionale, cioè il più possibile costruire un sistema contrattuale, un sistema di bilateralità che legge i bisogni reali delle persone e delle aziende, di modo che siano i lavoratori e le aziende che tendono ad andare verso il contratto, cioè verso un sistema più capace di leggere le proprie esigenze rispetto a una situazione magari nel breve termine economicamente più vantaggiosa, ma alla lunga disastrosa. Questo ultimo ragionamento che lei fa si lega bene alla richiesta dell'imprenditore sulla maggiore comunicazione rispetto alla bilateralità. Cioè, per fare azioni attive devi essere in grado di promuovere il tuo valore. E quindi una strategia su questo molto forte, proprio perché poi sarà lui a venire da te, perché riconosce che quelli sono servizi che rispetto al mero costo mi conviene comunque farle. La qualità e il valore della bilateralità nel vostro settore non è conosciuto abbastanza. Perfetto. E io questo lo dico da addetto ai lavori, non lo dico da lettore occasionale di notizie economiche, quindi non è conosciuto abbastanza. Se considerate che lo dico da addetto ai lavori e noto che è comunicato un decimo di quello che potrebbe essere, immaginatevi quanto può essere colto da un lavoratore con livello magari di qualifica medio-basso che opera in cantieri periferici. È chiaramente sconosciuto a lui. Perfetto. Cioè gli sono sconosciuti i diritti. Questa è una cosa che il sindacato sa benissimo e che fa tutti i giorni. Certo. Ma in un certo senso c'è bisogno di farlo bilateralmente, cioè insieme. Io ho segnalato in questa mia, diciamo, in questa intervista la parte dark del discorso, la storia della pluralità dei contratti, la competizione al ribasso e via dicendo. Però in prima battuta, l'ho detto ma lo voglio ripetere, il vostro sistema è un sistema da benchmark, la bilateralità dell'edilizia è una bilateralità da benchmark, cioè è consolidata. Qualunque scelta voi facciate viene presa a riferimento dalle altre bilateralità. Voi questo lo sapete. Lo sapete benissimo perché avete fatto da apripista in tante situazioni, DURC e via dicendo. Proprio per questa ragione io ho molta franchezza nel parlarvi, perché so che probabilmente farete scelte importanti nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Quindi abbiate cura del vostro sistema, ma pensate in modo visionario a ciò che sarete domani, a ciò che gli altri poi faranno guardandovi, osservandovi e in qualche modo replicando il vostro modello. Su questo voglio dire due cose e poi chiudo. Il primo, quando voi immaginate una bilateralità di nuova generazione, attenzione ad evitare l'overlapping di prestazioni. Voi avete un sistema di bilateralità già molto complesso e ciascun ente bilaterale, ciascuna istituzione, quella sanitaria, quella della formazione, le pensioni, hanno un proprium, hanno uno specifico. Replicare in termini di prestazioni non fa bene al sistema. La formazione la deve finanziare chi già riceve i soldi per la formazione e deve essere una formazione adatta al contesto tecnologico che sta cambiando e che cambia anche l'impresa dell'edilizia. La cassa edile deve fare il proprio e deve supportare, dal mio punto di vista, questi processi, deve collegare questi processi della bilateralità. Questa è la sfida che voi dovete trovare, perché è una bilateralità di prossimità, vicina al lavoratore, vicino all'edilizia, quindi molto efficace all'impresa, molto efficace per questa ragione. Evitate overlapping, se mi posso permettere di dare un suggerimento. Overlapping significa moltiplicare le stesse prestazioni in più enti. Secondo elemento, se mi posso permettere, proprio perché in termini di conclusione, quando ragionate di bilateralità
e voi già lo fate, rafforzate l'idea che voi avete un sistema bilaterale, non è un pezzo. Ogni pezzo deve parlare con l'altro e quindi dovete trovare un modo per mostrare all'esterno, al lavoratore, all'azienda, che avete un sistema circolare che può permettere nel futuro al medesimo lavoratore, all'impresa, di beneficiare dell'intero sistema. Non è un pezzo solo che fa vincere, è il tutto che prevale sulla parte. Grazie. Allora io le chiederei di vedere ancora qualche, proprio due minuti di clip, e poi invece andiamo a chiudere io e lei con qualche riflessione finale. E la bilateralità ha fatto molto e deve fare, può fare moltissimo, specialmente in un contesto come questo, dove adesso non solo il settore delle costruzioni, ma un po' il mercato del lavoro in generale, per cui io penso che anche altri comparti, altri settori dovrebbero guardare con intelligenza il nostro modello. Ecco, io penso che noi abbiamo per troppo tempo smesso di parlare delle politiche di sistema, smesso di avere una visione intorno a cui costruire alleanze per concentrarsi sul primum vivere. La vecchia logica, adesso prendo l'appalto e poi vedo che succede. Da che mondo è mondo, insieme a una pubblica amministrazione efficace, a un sistema del credito aperto, penso che lo sforzo vero in questa fase sia recuperare una visione. Poi intorno alla visione c'è anche il tema del codice, ma ridurla tutta là, la discussione è come guardare il dito e non guardare la luna. Se vogliamo un cantiere che possiamo dire 4.0 dell'industria manifatturiera, dovremmo dire che dobbiamo mettere insieme questi elementi: la qualificazione delle imprese, la qualificazione degli enti per la verifica del personale presente, e poi c'è tutto il tema del dumping contrattuale che va affrontato. Il nostro mercato per troppi anni è rimasto fermo e diciamo che anche colpa di questa crisi, privando le imprese della possibilità di poter investire, ma ci sono delle sfide che dobbiamo vincere, che sicuramente con la bilateralità possono sicuramente essere affrontate con maggior facilità. Sto parlando alle grandi sfide, sono sulla sostenibilità per esempio, sono sulla digitalizzazione dei processi costruttivi. Lei è stato chiarissimo, ha detto più proattività, capacità di saper intercettare le opportunità e orientare imprese e lavoratori in questa direzione, no? Gli strumenti secondo me sono ancora tutti da inventare, cioè è il sistema bilaterale, proprio perché non è abituato, no? Ha bisogno però di capire di quali strumenti ha bisogno per proiettarsi in questa nuova dimensione. No, io non mi permetto su questo di dare dei consigli specifici rispetto alla vostra esperienza, perché io ne sono un osservatore, ma non ne sono un protagonista quotidiano, e l'innovazione reale non arriva quasi mai dagli osservatori, cioè dalla teoria, ma è sempre un processo intelligente e spontaneo da parte di chi vive poi tutti i giorni i problemi quotidiani. La storia della cassa edile di Milano Lodi Monzebrianza lo dimostra, perché non è un'intuizione dall'alto, ma è un'intuizione dal basso. Dico questo però, quando furono ripensati gli enti bilaterali con la legge Biagi, nel decreto legislativo 276 del 2003, proprio all'inizio di quell'atto normativo, pure molto criticato, ma che certamente fu uno dei più grandi atti di norma di responsabilizzazione delle parti sociali, fu immaginato che gli enti bilaterali avessero un ruolo nel mercato del lavoro di assoluta primazia. Perché lì si diceva che gli enti bilaterali non solo avevano il compito di fare assistenza sanitaria, previdenza, welfare, formazione, ma anche controllo del mercato del lavoro, il DURC, cioè quello che in parte da voi accade già con la legalità,
ma anche innovazione, ma anche intermediazione, ma anche politica attiva. Cioè si immaginavano già 12-13 funzioni, delle quali si sono realizzate nella pratica dei settori italiani 3 o 4, eccetto che in un ambito che è il vostro, dove bene o male sono state in qualche modo attivate tutte. Quindi in un certo senso mi viene difficile anche in questo ambito dare un suggerimento su come inventarsi qualcosa di nuovo, ma perché, anche perché forse il problema non è tanto inventarsi qualcosa di nuovo, ma non essere dogmatici eventualmente nel rimodulare gli strumenti che già esistono di fronte a esigenze che cambiano, cambiando il mondo. Su questo c'è una distanza, indubbiamente, che forse è anche emersa, ma è esplicita, la conosciamo, tra me e quello che ha detto il professor Faioli. Io credo molto meno di lui nel fatto che possa essere un intervento esterno a correggere questa situazione. Cioè, credo molto meno di lui al fatto che possa essere una legge a risolvere alcune storture tipiche del mercato del lavoro attuale, anche per quanto concerne il dumping. Credo invece molto di più a quello che pure è emerso e è stato detto nelle interviste, che è un sedersi al tavolo tutti, compresi anche i settori e i sindacati delle stesse confederazioni, ma di altre categorie, che entrano nei cantieri, per trovare una soluzione operativa perché condivisa tra tutti. Anche perché sappiamo che rispetto ad alcune delle proposte che abbiamo sentito, per esempio il contratto di cantiere, i problemi non sono legislativi, ma sono tutti interni al sistema delle nostre relazioni industriali, perché legislativamente parlando si può già fare, quello è un contratto di filiera, un contratto territoriale, non c'è un vincolo normativo che impedisca l'attuazione di uno stesso contratto in un cantiere. Il problema è di altro genere ed è un problema politico, qualche volta nobile, qualche volta un pochino di interesse. Diciamo di interessi di difesa di categoria e di bilateralità proprie, di regole proprie e di storie proprie. Per cui molto più che la norma, che su questo ambito aggiungerebbe ben poco, anzi io temo l'effetto di una norma che vada a regolare il dumping, perché comunque vuole dire una norma sulla rappresentanza. Comunque, più che la norma, qua il punto è quello. Bene, sindacati e aziende del settore edilizio sono abituate a parlare insieme e la controprova di questa cooperatività delle relazioni industriali sta in una bilateralità che funziona meglio delle altre. La sfida allora nuova, se vogliamo dire cos'è la sfida 4.0, è che diventi una multilateralità, cioè vorrà dire che bisogna sedersi al tavolo non solo con sindacati e imprese del vostro settore, ma con sindacati e imprese anche degli altri settori che intervengono in qualche modo nei vostri cantieri e con i quali si generano alcuni dei problemi che sono emersi. Abbiamo concluso questa sessione. Credo che siano uscite delle indicazioni e delle riflessioni che fanno fare un passo avanti anche rispetto all'interessante e variegato insieme di voci che abbiamo sentito. Chiudo dicendo che tutto quello che voi avete ascoltato sui video lo troverete domani in un paper simile a quello che vi è stato consegnato oggi, dove abbiamo trascritto e, come dire, riraccontato in modo ovviamente diverso, in quanto la parola orale è un conto, la scrittura è un'altra, però troverete tutti i contenuti che avete sentito e altri in una specie di tavola rotonda virtuale tra le parti sociali. Grazie al Presidente Vassagli.